si prepara a ricevere l'invasione delle penne nere in occasione dell'89esima Dunata degli Alpini. Saranno oltre 500.000 tra visitatori, turisti, appassionati e ovviamente loro, i protagonisti. I gruppi di alpini provenienti da tutta Italia che per 3 giorni, dal 13 al 15 maggio, verranno accolti nella nostra città. Noi siamo pronti, ha detto il presidente dell'Associazione Nazionale Alpini di Asti, Adriano Blengio, in occasione della conferenza stampa di presentazione della Dunata. Una 3 giorni che arriva a distanza di 21 anni da quel 1995, quando Asti, tramortita dai contraccolpi dell'alluvione dell'anno precedente in cui gli alpini ebbero un ruolo fondamentale nell'aiutare la città a risollevarsi, accolse la Dunata degli Alpini come segno di rinascita. Numerose le manifestazioni e gli eventi organizzati per l'occasione. Verrà allestita la Cittadella degli Alpini in piazza Campo del Palio, in cui i militari in servizio offriranno uno spaccato attraverso mezzi, attrezzature, installazioni, ricostruzioni e simulazioni del lavoro di oggi degli alpini impegnati soprattutto in operazioni di pace nel mondo. Nel villaggio si potranno trovare anche le migliori tipicità locali, grazie agli stand allestiti dai produttori del territorio. In occasione della Dunata si ricorda che il centro di Asti verrà chiuso al traffico per le zone e aree sempre più ampie, da venerdì a domenica. È in distribuzione in città la guida della Dunata, per tutte le informazioni sulla manifestazione, tra cui anche le 10 cose da fare ad Asti, come salire 199 gradini della Torre Troiana a un selfie davanti alla statua di Vittorio Alfieri, ma anche passeggiare sotto i portici del centro e brindare all'amicizia con una coppa di Asti spumante o di Barbera d'Asti. La città verrà inoltre disseminata di infopoint fissi e mobili, gestiti da giovani volontari che daranno indicazioni sugli eventi organizzati, sulle manifestazioni e sulla città. Numerose le mostre allestite in diversi palazzi della città, e a partire dall'Enofile, dove saranno organizzate 4 esposizioni, ma anche al Battistero di Asti e all'Archivio di Stato, così come Palazzo Mazzetti e Principessa Valentina accoglieranno mostre e esposizioni da non perdere. Le mostre rimarranno aperte al pubblico dalle 9 alle 23 e avranno quasi tutte ingresso gratuito. All'interno dell'Enofila è organizzata anche la speciale Duia dell'Alpino, rassegna enologica delle migliori etichette di vini astigiani.